Marco Fabi, il capovoga del Galeone di Genova che si prepara per la grandissima battaglia dell'8 giugno. La prima domanda è questa: come sta procedendo la preparazione che avete iniziato a dicembre e state portando avanti con grande determinazione? Stiamo lavorando bene, l'impegno adesso è cresciuto 4 volte alla settimana, i ragazzi sono tutti convinti e stiamo cercando di fare il massimo per arrivare all'8 giugno pronti. Un ragazzo del Tiguglio che da diverse stagioni è vicino a Genova in quella che è la più bella e affascinante gara della stagione. Cosa si prova da foresto, in un certo senso, a essere così attaccato ai colori della Superba? Per me Galeone è sempre stata una, come diceva il nostro allenatore, il campionato del mondo, l'Olimpiadi, anche perché io non sono mai stato atleta olimpionico, tantomeno mondiale. E venire dal Tiguglio è bellissimo e mi sento genovese io quando faccio la gara a Genova e anche quando la faccio ad Amalfi, a Venezia, a Pisa. Nel 2010 ho fatto la gara a Genova, è stata un'emozione grandissima. Ero al numero 5, però comunque la senti in una maniera diversa rispetto a tutte le altre tre regate. E essere a capovoga è una responsabilità grandissima, sono contento di essere capovoga e spero di portarmi dietro tutti i ragazzi verso il mio sogno, che è quello di vincere. L'ho sempre stato, non l'ho mai nascosto davanti a nessuno. Un gruppo molto giovane, cos'è importante in questo momento? Adesso è importante crederci e non pensare che il Galeone sia conquistato oggi, ma si conquista l'8 giugno. È già la mia settima partecipazione da titolare e non mi sono mai sentito titolare fino al giorno in cui mi davano la partenza nella sede di regata. E i ragazzi devono essere così, ogni giorno non demordere mai e tirare sempre di più cercando di aumentare sempre di più quel limite che ci porta ad avvicinarci agli altri, che gli altri sono in alto solo. Aiutaci a capire cosa si prova a gareggiare nelle stesse condizioni di una finale di Champions League, per esempio, perché il pubblico è forse superiore a quello che percepiscono i calciatori in quel momento. Sono 4 regate diverse. Amalfi è bellissima per il paesaggio, per l'accoglienza delle persone, degli amalfitani in sé. Pisa è un'arena, nel senso che tu corri nell'Arno e ti trovi 180.000 persone che ti guardano. Nel canottaggio non esiste altra gara che ti permette di avere un pubblico del genere, forse ai mondiali, alle Olimpiadi. In più, noi, diciamo, comuni mortali del sedile fisso, qualcuno del sedile mobile, ci troviamo a gareggiare con i magnifici del canottaggio olimpico italiano, avversari come Fossi, che abbiamo visto a Londra cosa hanno saputo fare, vabbè, non era Londra, vabbè, Fossi, Agamennoni, atleti di livello internazionale che te li ritrovi contro. È un onore battersi contro atleti del genere, anche se tante volte sai che sono più forti e lo dimostrano anche sul Galeone. Davide può battere Golia? Davide l'ha battuto Golia.